Ecco, ci troviamo nel chiostro del santuario di Santa Maria delle Grazie, questo chiostro che apparteneva al primitivo convento tenuto dalle monache benedettine e che poi nella seconda metà del 400 San Giacomo della Marca, grande predicatore e grande e uomo di pace che ha riportato, chiamato a Teramo per predicare, per riportare la pace, per riportare gli equilibri, ecco, poi rimase qui con i suoi frati perché la gente chiese appunto la sua presenza e la presenza dei frati osservanti legati alla figura di San Bernardino da Siena che rimanessero in questo luogo. Ecco, in uno dei locali è stato preparato il presepio tradizionale del santuario perché come frati minori legati a Francesco e al suo essere innamorato del mistero dell'incarnazione, non potevamo fare diversamente. Entrando in questi locali noi vedremo delle scene del presepio, il presepio, cioè l'adorazione dei magi che ha sostituito l'adorazione dei pastori, perché ormai siamo al giorno del battesimo del Signore. Poi il santuario che è legato alla festa della Visitazione come festa liturgica, quindi abbiamo realizzato la scena della Visitazione e poi in qualche modo in maniera molto semplice, non come volevamo perché ci sarebbe voluto troppo tempo che purtroppo non avevamo, ma così come potevamo abbiamo realizzato il segno di Greccio, quindi Francesco che nel 1223 celebra a Greccio un Natale particolare celebrando la messa su una mangiatoia, proprio per mettere in evidenza che l'incontro con Cristo non è tanto andare a baciare un bambino fatto da mani di uomo che è un segno visibile, ma una realtà autentica e vera che è Cristo presente, velato nel segno del pane. A Betlemme Cristo si è rivestito di carne, in ogni Eucaristia Cristo si riveste di pane, per cui per Francesco il Natale è l'Eucaristia, cioè l'Eucaristia continua il mistero dell'Incarnazione. E ci troviamo alla seconda scena del presepio, perché la prima, che era quella della notte di Natale, è stata cambiata per far posto a quella dell'Epifania, che è appunto la visita dei Magi. Quindi il presepio ci presenta questa scena dove troviamo degli animali con un pastore, perché la grotta dove è nato Gesù era una grotta casa, quasi sicuramente apparteneva alla famiglia di Giuseppe che era di Betlemme. E il luogo più caldo della casa era dove venivano tenuti gli animali. Per cui ecco, Gesù viene deposto nella mangiatoia degli animali perché in qualche modo è il luogo più caldo della casa. E quindi ecco, noi abbiamo voluto ricreare questa scena dove c'è il pastore con il suo gregge, il bue e l'asino, che è la zona più interna della casa. Ecco. Qui ci troviamo di fronte alla scena della Epifania che ha sostituito, come dicevo, la scena natalizia dove qui c'erano i pastori che adoravano il bambino, attualmente ci sono i magi che offrono i loro doni, oro, incenso e mirra, nel loro significato profetico. Accanto, dietro la Madonna, vediamo questa grande gloria che ci presenta il Padre che si compiace in suo figlio che giace nella mangiatoia. Il bambino che è deposto nella mangiatoia è un bambino che viene da Betlemme ed è stato portato dai frati di Betlemme della Basilica in processione, la processione che fanno ogni giorno a mezzogiorno, ed è stato deposto sulla stella che segna il luogo dove Gesù è nato e la mangiatoia che indica il luogo dove è stato adorato dai magi.
E poi ecco il presepio si svolge, e le altre scene dentro, al di là della grotta, possiamo vedere quella cascata con dell'acqua che scende, in fondo abbiamo il paesaggio di Betlemme e durante la notte abbiamo il passaggio della stella che si può vedere non da questo lato ma dal lato dove abbiamo visto la stalla praticamente. Qui abbiamo uno scorcio del presepio che ci fa vedere Betlemme, e in questo momento è il momento dell'alba, e ecco, quindi questa ricostruzione di Betlemme, dove era ubicata chiaramente la grotta del Signore, che poi dicevo che appunto era una grotta casa. Il presepio è fatto con il ciclo alba, giorno, tramonto e notte, e durante la notte c'è il passaggio della stella. Ecco, in questa scena abbiamo voluto rappresentare la visitazione, visto che la festa del santuario è il 2 luglio, in cui noi celebriamo la visitazione di Maria. Quindi vediamo la Madonna che è entrata nella casa di Elisabetta, e la Madonna è caratterizzata dalla presenza dello Spirito Santo nel suo grembo per mettere in evidenza che lei porta il bambino, cioè che è incinta di Gesù bambino. Elisabetta, che quasi stupita, che era seduta e stava filando la lana, e cade in ginocchio davanti alla Madonna, riconoscendola come la madre del Signore, le sue famose parole: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Qui abbiamo questa pergamena che ci fa comprendere l'attualizzazione della profezia di Isaia che i padri della Chiesa hanno sempre voluto applicare alla Madonna. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. E abbiamo voluto realizzare la scena di una casa, quindi il forno, dove si cucinava chiaramente, e la notte che è dietro la Madonna, perché ecco, non sappiamo quando la Madonna è arrivata a Enkarim, però ecco, quella tenda ci dice che dietro c'è una notte. Questo angelo che fa un po' da divisione delle due scene, questo angelo che aveva tutto un gioco di luci, fino a domenica funzionava, ma queste luci con il tempo si sono esaurite, erano delle luci particolari che davano tutta una serie di riflessi, di cerchi luminosi intorno all'angelo, ma purtroppo si sono esaurite perché sono qui da prima di Natale praticamente. L'ultima scena che abbiamo voluto realizzare è il Natale di Greccio. Francesco, di ritorno dalla Terra Santa, nel 1223 volle realizzare a Greccio il presepio, ma non come lo intendiamo noi, con la Madonna, San Giuseppe, personaggi, ma soltanto chiese a Giovanni Velita, che era il nobile della zona, di preparargli una grotta con una mangiatoia, il bue e l'asino, e lui si sarebbe presentato durante la notte insieme con i frati, la notte di Natale chiaramente, per celebrare l'Eucaristia sulla mangiatoia, per mettere in evidenza che il bambino che nasce noi lo possiamo incontrare attraverso i segni dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia si riveste di pane, quindi ci troviamo di fronte alla grande umiltà di Dio, come Francesco grida nella predica: contemplate l'umiltà di Dio, egli ogni giorno lascia le sedie regali per venire sull'altare nelle mani del sacerdote. Quindi per San Francesco ogni volta che si celebra l'Eucaristia si rivive il mistero del Natale.
Nella nascita di Gesù è il Verbo eterno è rivestito di carne, nell'Eucaristia il Verbo eterno è rivestito di pane. Il bue e l'asino hanno un significato profondo. Il bue l'asino rappresenta i cristiani. Gesù è entrato a Gerusalemme la Domenica delle Palme sopra l'asino. Il bue invece rappresenta i musulmani con le corna che fanno un po' da mezzaluna. Quindi Francesco, che veniva appunto dalla Terra Santa e aveva cercato di stipulare un trattato di pace tra i cristiani e i musulmani, purtroppo non riuscì a realizzare questo progetto, volle però a Greccio, accanto al presepe, mettere e i musulmani e i cristiani accanto al bambino, che è accanto al luogo dove celebrava l'Eucaristia. Noi abbiamo messo in braccio a San Francesco un bambino perché il Celano, il suo primo biografo, dice che un pio personaggio, quasi sicuramente Giovanni Velita, che era il signorotto del luogo, vide un bambino che si svegliava fra le braccia di San Francesco. Era un modo per dire che San Francesco, con il Natale e con la sua predica, aveva risvegliato nel cuore dei fedeli il bambino Gesù, addormentato dalla pesantezza della vita, dal lavoro, dalle ingiustizie, quindi aveva voluto celebrare un Natale di speranza. Ecco, qui accanto c'è un presepio realizzato da Padre Salvatore, diciamo un presepio molto tradizionale, con la solita carta roccia, eccetera. E lui ha voluto fare due scene praticamente contemporaneamente. Qui abbiamo la grotta con i pastori che vanno ad adorare il bambino. E invece da quest'altra parte ha voluto realizzare i Magi, quindi la scena dell'Epifania, di là la scena del Natale e di qua la scena dell'Epifania. Noi nella tradizione francescana abbiamo due bambini che vengono venerati, il bambino del Natale, che nudo viene messo sulla mangiatoia anche a Betlemme, e invece il bambino dell'Epifania che è seduto sul trono proprio per mettere in evidenza quello che Gesù è. D'altronde Epifania significa manifestazione di Dio. Quindi attraverso questi magi che vengono ad adorare il Signore, il Padre rivela a tutti gli uomini suo figlio, splendore della gloria del Padre. Questo figlio è splendore della gloria del Padre. Così come abbiamo messo in chiesa, infatti il giorno di Natale c'era il bambino adagiato sulla mangiatoia, con l'Epifania invece abbiamo sostituito l'immagine con Gesù bambino, re di gloria, con cui abbiamo fatto la processione che Teramo Web ha ripreso, e di questo io lo ringrazio, e mettendo in evidenza appunto questo figlio che è splendore della gloria del Padre.